Bella regà, qua è Savis che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Questo video è un video di esplorazione, raga. E vi voglio anche informare di una cosa. Da oggi in poi, ogni volta che Savix andrà a fare un'esplorazione, mi sembra anche giusto che vi spiego dove cavolo stiamo andando il meglio possibile. Infatti, mo vi spiego. Siamo andati ad esplorare un tunnel antiaereo questa volta, ragazzi. Antiaereo. Siamo andati ad esplorare un tunnel antiaereo, ragazzi, che praticamente lo usavano sia le guardie e sia chi lavorava alla ex centrale del latte di Genova, che prima era di Parmalat e poi è stata presa da Oro. Quindi ragazzi, c'è stato un piccolo problema nel costruire questo tunnel antiaereo. Questo tunnel, siccome è situato su strada e hanno praticamente scavato la montagna e hanno fatto una sorta di scavo, diciamo A-C-A-U, un po' come vogliamo chiamarlo, per entrare e uscire da una parte all'altra e essere protetti in tempo di guerra quando c'erano i bombardamenti. Siccome il materiale della montagna è molto morbido e tutto di terra, ci sono stati un sacco di crolli, è stato difficilissimo costruirlo, ragazzi, ma è stato importante proprio per chi lavorava lì e per i militari che soccorrevano, ragazzi. A questo punto poi vi voglio far notare, raga, le condizioni quasi perfette del tunnel in sé, senza infiltrazioni, senza niente, perché poi hanno fatto praticamente una colata di cemento armato con sopra, ragazzi, un arco di mattoni, e praticamente col peso, come ben sapete, l'arco di mattoni sta fermo bene, detto in parole povere. Se qualche speleologo lo sa meglio di me, me lo scriva nei commenti, ragazzi. Comunque a questo punto non continuerei con altre parole e iniziamo con il video. E niente, raga, siamo qua e stiamo andando a vedere il tunnel mentre intanto ci sono questi due che delirano. No, a parte gli scherzi, siamo qua, siamo arrivati, tunnel antiaereo della centrale del latte, ragazzi, quindi iniziamo con il video che è qua sopra. Fottitene, occhio dove appoggiate le mani. Allora, guardate, raga, già guardate il degrado, guardate i muri tutti mattonati, ragazzi. Questo era, una volta era un tunnel antiaereo per chi lavorava alla centrale del latte quando c'erano le guerre, le robe. Guardate qua, questo era un bagno, un vecchio bagno. Qua, ragazzi, vedete, è un po' più lungo. Ovviamente ci scaricano rumenta, come al solito. È un disagio, però guardate che figata, raga. Tutto mattonato. Guardate che bello. Veramente, veramente bellissimo. Tutto sabbioso. Poi gira, ragazzi, guardate che figata, guardate che è da brividi sto tunnel così al buio, raga, guardate che figata. Perché ho già visto delle foto su internet, ragazzi, di gente che è venuta qua, vedete qua c'erano i cancelli, quei vecchi cazzili di ferro. Guardate, qua invece è l'entrata. Qua è l'entrata. Vedete? Murata. E qua c'è uno sfera. Fammelo vedere un po'. Sembra, raga. E qua in teoria hanno chiuso. O gira. Qua gira. Sì, ma voi vi immaginate, raga, all'epoca, quando minchia questi pazzi, due tizi o un tizio, hanno rubato questo motorino, si sono infilati qua dentro per magari
cazzo ne so, smontarlo. E chissà da quanti anni è che è qua, raga. Che ci hanno rimesso. Comunque, continuiamo con il tunnel, che è praticamente finito, raga. Qua c'erano le panchine, qua c'erano tutti le travi di legno, raga, e quando c'erano i bombardamenti si sedevano qua. La storia è assurda. Per tutto il tunnel, Troviamo un pallone, un supertele del 64. Troviamo un altro bagnetto. E poi, raga, di qua praticamente è finito e siamo fuori. Ora di qua noi non possiamo uscire perché è cancellato, raga. Quindi usciremo di nuovo da dove siamo entrati. Andate via. Ma cos'è sta roba? Lampade. Cioè, assurdo. Qua c'erano tutte le travi di legno, raga. E quando c'erano i bombardamenti si sedevano qua. Una storia assurda. Per tutto il tunnel, se fate, ci fate caso, agli angoli proprio ci sono tutti sti cosini che ormai sono marci. Una volta c'erano le panchine. Comunque qui dove venire a trovare. Assurdo. Guardate che schifo, porco Dio. Allora, ora cerchiamo di dare meno nell'occhio, spengolo. Occhio piano. E niente ragazzi, esplorazione con il Momo, quindi fashion style. E cosa devo dirvi? Per oggi è finita e ne parliamo direttamente a casa. Bella raga, bada bang. E niente ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa esplorazione. Un tunnel veramente in condizioni pazzesche, raga, perché è difficile trovare ancora dei tunnel in quelle condizioni, veramente tenuto bene. Ovviamente non parlo del degrado che facciamo noi persone umane, che facciamo cagare. Infatti io non capisco il motivo perché questi tunnel, certe grotte, certe linee ferroviarie, ragazzi, che vi porterò anche questa prossimamente, una centrale del carbone, portavano praticamente il carbone dal porto, raga, al centro città. Abbiamo fatto le esplorazioni di questa vecchia linea abbandonata, tenebrosa, raga, buio, infiltrazioni d'acqua, l'odore di ferrovia. Ragazzi, veramente la prossima esplorazione sarà una bomba. Ovviamente noi l'abbiamo già visitata, mi sto accumulando il materiale, ragazzi, per essere sempre pronto e non rimanere mai senza il format. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale e alla prossima esplorazione. Sbadabam!